Google quest'anno ha fatto una doppietta e dopo Pixel c'è anche Pixel XL, il vero rappresentante per Google di uno smartphone stock e anche qualcosa di più. Scopriamolo insieme. Un saluto a tutti gli amici AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Google Pixel XL. Dopo aver recensito Google Pixel, passiamo alla versione extra large. Cercherò di andare un pochino più veloce per quanto possibile, quindi se pensate che qualcosa possa mancare all'interno di questa recensione, andate magari a vedere anche quella del Pixel, che potrebbe essere un pochino più completa. L'ho già tirato fuori dalla scatola, cosa che solitamente non faccio, ma lo avevo pronto qui e non ho perso tempo. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione. Ho rotto il sigillo, sono un vandalo. Ok, all'interno della confezione abbiamo all'interno di questa bustina tutti dei vari cartoncini, tra virgolette, pubblicitari dei vari servizi, il pin per aprire il carrellino della SIM, della nano SIM, un cavo USB Type-C, un adattatore OTG da Type-C a USB normale. Abbiamo poi qua sotto ancora un altro cavo, questo invece Type-C, che ci servirà per collegarlo a questo alimentatore, alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 9V 2A, che appunto ha una connessione Type-C. Come vedete, l'alimentatore in questo caso è UK. Perché? Perché lo smartphone non è ufficialmente venduto nel nostro paese, questo viene dall'Inghilterra. E quindi ovviamente ha il caricatore inglese. Guardiamo come è costruito: è realizzato interamente in metallo nella parte posteriore e superiore. Ha invece questa copertura in vetro che è praticamente del tutto liscia sulla fotocamera e sul laser autofocus, mentre invece c'è un al tatto si sente la differenza con il doppio LED flash che c'è qua sopra. C'è incastonato anche un lettore di impronte digitali, c'è un micro gradino, lo si sente al tatto fra il metallo e il vetro, ma secondo me in realtà è anche piacevole. Tasto di accensione zigrinato, bilanciere del volume, forse li avrei invertiti perché sono più naturalmente con il dito in questa posizione. Poi certo, c'è il lettore di impronte, quindi almeno per sbloccarlo non c'è bisogno di utilizzare questo tasto, ma per ribloccarlo lo avrei preferito un pochino più in basso e il bilanciere del volume un pochino più in alto. In sostanza la stessa considerazione che ho fatto per il Pixel, qui mi ha dato un po' meno fastidio, sul Pixel più piccolo mi ha dato più fastidio. Carrellino della nano SIM, jack audio da 3,5 e sotto speaker, microfono e connettore Type-C, ovviamente sia per la ricarica che per lo scambio dati. Frontalmente capsula auricolare, fotocamera frontale e qua sotto, se ve lo faccio vedere un po' controluce, nero centrato, ci sono i vari sensori c'è il sensore di prossimità e il sensore di luminosità. Dimensioni 154,7, 75,7, 8,5 mm di spessore. Come vedete è leggermente più alto sulla parte posteriore e leggermente più basso su quella inferiore, ma è una cosa che si nota veramente soltanto tenendolo così, altrimenti nell'utilizzo quotidiano è una cosa che non si nota affatto. Mettiamo un attimo il telefono da parte e parliamo di specifiche tecniche. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 821 quad core da 2,15 GHz con GPU Adreno 530, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, non espandibile purtroppo. C'è anche un taglio da 128 GB, però quello da 32, che è quello base, che è quello che comprano un po' tutti, secondo me è un po' troppo ridotto all'osso, non essendo removibile. Connettività LTE fino a 600 Mbps, Wi-Fi A, B, G, N, C, Bluetooth 4.2, c'è l'NFC, c'è il LED notifica e, come dicevo, c'è questo lettore di impronte digitali che è veramente molto ben fatto, fulmineo, e devo dire, nonostante le dimensioni più importanti di questo smartphone, il dito finisce sempre con molta naturalezza nel punto esatto per sbloccare lo smartphone. Volevo poi farvi vedere che sono disponibili dei gesti, qui vengono chiamati movimenti. Il più interessante è si può aprire la fotocamera premendo 2 volte il tasto di accensione, si può cambiare fotocamera scuotendo il telefono. Quella che io trovo più interessante è la possibilità di tirare giù la tenda delle notifiche, ecco qua, scorrendo il dito verso il basso e verso l'alto. Veramente ottimo, non l'ha inventato Google con questa versione di Android, ma io la trovo sempre una cosa molto ben fatta. Per quanto riguarda le prestazioni, siamo al top, abbiamo il meglio dell'hardware in circolazione, più o meno a grandi linee, appunto, a parte la memoria espandibile, veramente prestazioni fulmine. Qualsiasi operazione viene eseguita veramente in una frazione di secondo ed è tutto estremamente fluido, non ci sono mai rallentamenti, mai intoppi. Questo sicuramente piace a chi cerca uno smartphone Nexus, che è un po' la generazione di smartphone per cui il Pixel prende, diciamo, prende lo scettro.
smartphone fulminei. Android versione 7.1 Nougat, quindi aggiornato all'ultimissima release presente praticamente solo su questo smartphone, oltre a, agli altri appunto smartphone Google, con un display 5 pollici, abbiamo, anzi scusate, 5 pollici e mezzo, Quad HD, quindi aumenta molto la risoluzione rispetto al Pixel, 2560x1440 pixel. Un bellissimo display sotto praticamente ogni punto di vista, luminosità automatica, angoli di visione, brillantezza dei colori, veramente un ottimo display. È un display AMOLED di ottima qualità, devo dire. Display AMOLED che ci permette di avere anche il display attivo, ovvero di vedere le notifiche a schermo spento. In questo caso ora non ci sono notifiche, quindi non appare nulla, ma appare orario e notifiche sullo schermo quando appunto andiamo a ricevere delle notifiche. Per quanto riguarda la risoluzione, il fatto che sia così alta onestamente non si nota particolarmente la differenza rispetto al Pixel, ma questo è un vero prodotto Daydream VR, pronto per Daydream. Anche l'altro in realtà lo è, ma questo ha uno schermo Quad HD, qui decisamente quello che possiamo andare a utilizzare sarà sicuramente decisamente fatto meglio. Arriviamo a parlare del software. Allora, Android 7.1, come vedete ci sono delle novità, le notifiche, le bellissime notifiche adesso che sono molto più interattive, ci permettono di leggere molte più cose. Vedete qui ci dice quando è stata generata la notifica, quale app l'ha generata, la notifica stessa con una seconda riga di notifiche, ma molte notifiche possono espandersi. Abbiamo poi i toggle rapidi alla prima apertura della tenda delle notifiche che diventano toggle completi e si espandono, diventano di più scorrendolo ancora verso il basso, lista dei toggle che possiamo personalizzare e tra l'altro gli sviluppatori possono andare a implementare nuove funzionalità all'interno di questa tenda. Non c'è più il tasto per andare nel drawer, il drawer che si apre così scorrendo verso l'alto, un ritorno al passato, un ritorno ad Android 2.2 se non vado errato, dove si scorre verso l'alto per andare nel drawer. Qua abbiamo una barra con le app utilizzate, una barra per cercare le applicazioni e sotto tutte le applicazioni in ordine alfabetico. Ci sarebbe poi anche Google Assistant, ma ci arrivo. Qui di lato abbiamo invece Google Now, che si può attivare anche tenendo premuto il tasto Home, anzi premendo tenuto il tasto Home si attiva Now on Tap e poi andiamo in Google Now, che ormai si chiama Feed, insomma c'è un po' di confusione, in realtà è tutto abbastanza chiaro, è che Google cambia idea abbastanza spesso. Ma andiamo nelle impostazioni, perché come vi ho fatto vedere per il Pixel, vi faccio vedere che anche per il Pixel XL cosa succede appena io metto la lingua inglese. Intanto guardate, è cambiato il tasto Home, perché è cambiato anche questo tasto qui, non c'è più il microfonino. Se io tengo premuto qua sopra, attivo Assistant. How are you? How are you? How old are you? It depends on how you look at it. Google was founded in 1998, but I was launched in 2016. I do come from a pretty big family. There are lots of things I can help you with. For example, you can say that I can tell. Quindi possiamo parlare, possiamo avere risposte, possiamo, tra l'altro. What about Rome? Sostanzialmente possiamo continuare il nostro discorso e proseguire con domande collegandoci alle domande precedenti e Assistant capisce. La verità però, come vedete, è un ottimo assistente vocale, veramente forse il migliore al momento in circolazione, se non fosse che non è disponibile in italiano, e questo è presumibilmente il motivo per cui in Italia Pixel XL e Pixel non sono acquistabili, perché alla fine la loro feature principale per cui vengono lanciati come prodotti innovativi e che poi in parte cerca di giustificare il prezzo abbastanza alto è proprio Assistant, che però non è disponibile se utilizziamo la guida, la lingua in italiano. Non è che non capisce l'italiano, oltre al fatto che non lo capisce, ma proprio non potete attivarlo se avete impostato l'italiano. Potete farlo da Allo, l'app di chat che ha all'interno una versione di Assistant, però mi sembrano un po' troppi passi per renderlo veramente interessante. Novità di Nougat sono le scorciatoie rapide, vedete, quindi tengo premuto su un'app e appare una voce per avere scorciatoie. Le app di Google sostanzialmente hanno praticamente tutte questa possibilità, mentre invece le app di terze parti nessuna ha al momento questa possibilità, infatti vedete si apre un menu diverso. Comunque potete spostare lo stesso anche le app che hanno una scorciatoia rapida. Non è un force touch, quindi non bisogna premere forte, basta tenere premuto. Perché? Perché appunto questo smartphone non ha un display force touch o press touch o 3D touch, chiamatelo un po' come volete. Un'altra grande novità è il multitasking. Allora io vado su
vado su il browser, vado nel browser, vado a caricare la versione desktop del sito di Repubblica, poi da qui vi faccio vedere un'altra delle peculiarità di Nougat, stavo per dire Marshmallow, ma novità di Marshmallow, ormai i bei tempi delle novità di Marshmallow sono passati, adesso è il momento delle novità di Nougat. Se vedete leggermente sfarfallare il display è perché è un AMOLED ed è un effetto comune quando si registra con la videocamera uno schermo AMOLED, ma non è una cosa che poi si vede nella realtà. Scorriamo velocemente, guardate prestazioni veramente incredibili, non perde veramente un frame, velocissimo, micro glitch, bah, forse, ma veramente non si riescono a vedere. Tengo premuto il tasto del, del multitasking e attivo il multi windows, quindi io posso sostanzialmente, vedete, avviare due applicazioni in contemporanea, in questo caso il Play Store e il browser. Posso anche scegliere di ridimensionare, quindi trascinare questo selettore, ci sono tre misure differenti, quindi nel mezzo o un po' più in su, un po' più in giù, e quindi utilizzare due app in contemporanea. Funziona bene, devo dire, mi piace molto. Ha ancora secondo me qualche bug, qualcuno di voi mi ha detto ma non è un bug, lo deve fare, sì, lo dovrà anche fare, ma è abbastanza brutto. Cosa? Ovvero il fatto che se io premo la home le due voci scompaiono, ecco qua, ma se io premo, intanto la barra sopra prende il colore dell'app sopra, in questo caso Chrome non ha un colore predefinito e quindi non l'ha preso. Se io premo qua mi riapre quella sopra ma non quella sotto, per aprire quella sotto devo fare un altro tap nel multi windows, sostanzialmente così passo fra le ultime due app. Secondo me c'è un po' di confusione, si può ancora migliorare questa situazione, anche perché magari io così penso di essere uscito dal multi windows, ma in realtà il multi windows è ancora attivo, quindi se io apro Chrome invece di vedermelo aperto completamente me lo vedo aperto per metà. Si può migliorare, però una volta che lo avete aperto, devo dire, funziona decisamente molto bene. Mi piacciono molto i suoni scelti, grande attenzione per questi piccoli dettagli, una cosa che di Android forse in passato non si poteva dire. Grande attenzione anche per gli sfondi, che sono veramente bellissimi. Io ho messo quelli a rotazione, sono veramente spettacolari, non c'è altro da dire. Ci sono quelli con la terra in movimento, per esempio, che quando questo mi piace moltissimo, del Giappone, in cui vedete leggermente piano piano, ora forse così neanche lo notate, ma leggermente piano piano lo sfondo si sta muovendo, veramente, veramente spettacolare. Detto questo, andiamo avanti, parliamo di fotocamera. Fotocamera qui da 20, questi da 20, magari, da 12 megapixel con apertura f2.0, con stabilizzazione elettronica dell'immagine, quindi una stabilizzazione digitale che funziona quindi solo nei video, non può funzionare nelle foto. Laser autofocus e qui accanto il secondo microfono. Come detto, si può avviare con un doppio tap della pressione del tasto di accensione. Questa è l'interfaccia della fotocamera, che è molto veloce sia a mettere a fuoco sia a scattare fulminea. Una cosa che mi piace moltissimo è che elaborazione HDR+, cosa vuol dire? Vuol dire che mentre io sto scattando e continuo a scattare, il telefono mi dà la possibilità di scattare a raffica, non si ferma mai. Lui elabora le foto in background, quindi si prende del tempo per farlo dopo con calma. Questo vuol dire che l'elaborazione grafica delle foto, secondo me, su questo Pixel, Pixel XL, insomma, su questi due Pixel, è secondo me la migliore che potete trovare, in sostanza. È, secondo me, la migliore elaborazione dell'immagine. Poi non vi dico che è necessariamente la migliore fotocamera, ma vi dico comunque che è una delle migliori fotocamere, grazie anche proprio a questa elaborazione molto ben fatta, grazie anche alla stabilizzazione digitale dell'immagine, che fa dei video veramente molto molto fermi. Si può fare qualcosa di meglio con poca luce? Sì, ma sarebbe bastato mettere lo scatto in manuale. Non c'è la modalità manuale, non c'è lo scatto in RAW. Chi sa fare le foto con poca luce avrebbe in qualche modo compensato con le impostazioni manuali, magari un cavallettino, cosa che non si può fare. Ci sono altre modalità, tutte abbastanza ben fatte. Fotocamera frontale, sto toccando qua, ma in realtà è di qua, da 8 megapixel. Posso anche farvi vedere qualche foto, visto che me lo sono portato dietro per un bel po' a New York. Per esempio, ho fatto le foto anche con un altro telefono, direttamente dalla cima dell'Empire State Building. Non ho potuto usare il manuale, quindi ho usato l'automatico, mi sono appoggiato alla ringhiera ed è venuta fuori una foto spettacolare. Però in questo caso il cielo, secondo me, è troppo bianco, troppo falso, mi sarebbe piaciuto un pochino più scura come foto. Ecco, non l'ho potuto fare. Non l'ho potuto fare, ma guardate che foto, guardate che foto sono riuscito a realizzare con questo smartphone. Vi faccio vedere anche il dettaglio
delle finestre zoomando è ancora veramente notevolissimo, veramente una grandissima fotocamera. Questi due Pixel XL fotocamera sono esattamente la stessa. In più vi ricordo che c'è l'upload illimitato su Google Photo, quindi in formato originale potete caricare le vostre foto in modo illimitato solo da questo Pixel, solo dal Pixel, su Google Photo, quindi avete un backup illimitato. Andiamo ad aprire Model Combat 5. Vi ricordo, processore Snapdragon 821. Ah, è cambiata l'interfaccia, è vero. No, mi ha perso tutto. Vabbè, niente, vi dovete fidare. Scusate, ma in questa trasferta ho un po' confuso le cose. In questo caso ho perso i dati di Modern Combat, quindi non posso farvelo vedere. Potete tranquillamente fare riferimento alla recensione del Pixel. Funziona ottimamente, assolutamente niente da dire. Lo smartphone in questo momento è diventato tiepido dopo ormai un quarto d'ora, credo, di recensione. È tiepido, ma nell'utilizzo quotidiano devo dire non ha mai scaldato veramente, o non ha mai dato fastidio, non è mai stato un problema anche in termini di prestazioni. Porto fuori un attimo lo smartphone dall'inquadratura, sto chiamando la persona sbagliata, ho cercato di fare troppo veloce. 190, alzo il volume del viva voce. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati, stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o... Bene, devo dire che il viva voce funziona bene. E parlando di volume, scusate se tengo un attimo il telefono fuori dall'inquadratura, ma ho paura di aver fatto un errore per quanto riguarda i dati interni. Infatti mi sa che anche qui non ho trasferito il brano. Questa è stata colpa mia, va bene, è stata una mancanza. Anche qui vi chiedo scusa, fate riferimento alla recensione del Pixel. Per quanto riguarda l'audio, devo dire bene, si sente bene anche come viva voce, l'avete sentito una telefonata, ma anche in macchina come navigatore. Il volume, sia il volume che la qualità sono leggermente superiori alla media, niente di eccezionale, ma comunque devo dire che mi è piaciuto anche da questo fronte. Vi parlo di batteria, 3450 mAh non removibili con supporto a Quick Charge 3.0. Allora, ricarica rapidissima, Quick Charge che funziona benissimo con l'alimentatore in dotazione, ma anche con altri alimentatori Quick Charge. Questo è il vantaggio del Quick Charge, che vi basta avere un alimentatore certificato, risolvete. Per quanto riguarda l'autonomia, però, non mi ha convinto del tutto. È ok, con utilizzo medio probabilmente arrivate a fine giornata, ma stressandolo un po' di più c'è bisogno di caricarlo prima di cena. Ecco, forse da un super top di gamma mi sarei aspettato qualcosina in più. Un po' forse è colpa della batteria a 3004, ci poteva stare qualcosa in più, ma 3004 mAh non sono pochi. Quindi non va male in termini di autonomia, ma non va neanche particolarmente bene. Quanto costa questo Google Pixel XL? Non c'è un prezzo ufficiale per il nostro paese, il prezzo più simile è quello per la Germania, che è l'unico paese euro ad avere questo smartphone, che è di 899 euro, che diventano più di 1000 scegliendo la versione consigliata, quella da 128 GB di memoria interna, proprio perché appunto non è espandibile. Certo, qui stiamo parlando di un prodotto che in tutto e per tutto vuole essere, l'ho già detto per il Pixel, l'iPhone di Android. Purtroppo lo cerca di essere anche nel prezzo, e questo è probabilmente il più grande limite di un prodotto che altrimenti ha veramente tanto da dire. È potente, è veloce, ha una versione stock di Android, ha un grande assistente vocale integrato, sperando che nel 2017 possa arrivare anche in lingua italiana, ha una grande fotocamera, il tutto però appunto condito da un prezzo abbastanza salato. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.